14 settembre 2004. Muore Giuni Russo. Nata a Palermo il 10 settembre 1951, inizia giovanissima a studiare canto e composizione. Nel 1968 incide alcuni 45 giri con il suo vero nome, Giusi Romeo. Poi, nel 1975, assume lo pseudonimo di Giuni Russo, con il quale pubblica l'album Love is a Woman. L'82 è l'anno della sua consacrazione con il brano Un'estate al mare. Altre sue canzoni molto apprezzate dal pubblico sono Alghero, Good Goodbye, Sere d'Agosto, Limonata Cha Cha, Adrenalina. Eclettica e votata alla sperimentazione, nel 1988 Giuni Russo pubblica A casa di Ida Rubinstein, in cui riadatta note, arie e romanze di Bellini, Donizetti e Giuseppe Verdi. Nel 2003, l'anno prima della morte, presenta al Festival di Sanremo la canzone Morirò d'amore. Un'estate al mare, voglia di remare, bastano le parole per fare tornare a tutti in mente la melodia, perché questa canzone meriterebbe di diventare un caso di studio, una canzone di autore, era scritta da Franco Battiato, diventata la grande hit dell'estate, il tormentone di un'estate che ancora oggi poi si ascolta in tutte le feste al mare durante l'estate. Del resto Giuni Russo era un personaggio incredibile, aveva una voce splendida, era capace di far innamorare Alberto Radius, Giusto Pio, appunto Franco Battiato, proprio per la sua capacità vocale. Era una cantautrice, era eclettica, un artista d'avanguardia, passava dalla world music al jazz fino appunto al pop. Quell'anno, fra l'altro, nel 1982, per l'Italia erano tempi strani e difficili, l'Italia usciva dalla grande crisi di fine anni 70 e in quell'estate invece viveva momenti di grande esaltazione, per esempio con i mondiali di calcio, e la hit di quell'estate era Un'estate al mare di Giuni Russo. Giuni Russo, ammalata di tumore dal 1999, ha dimostrato di essere anche una donna di grande coraggio. Nel 2003 si presentò al Festival di Sanremo con una bandana in testa, con i capelli disegnati sulla testa, cantò e raccontò la sua storia, storia raccontata anche in un bellissimo documentario che, se vi capita di rivedere, andatelo a vedere, della Rai. Morta a 53 anni, quando aveva ancora davanti una grandissima carriera artistica e senz'altro grandi soddisfazioni da dedicare a chi ama la musica.